Gianni Colacione per Liberi TV, siamo sulle scale della sede di Tor Argentina in compagnia di Claudio Barazzetta, segretario dell'associazione Enzo Tortora di Milano. E ormai il comitato si è concluso, con Claudio commentiamo un po' le conclusioni. C'è stata una direzione seminotturna che si era aperta con delle annunciate dimissioni della segretaria, che poi appunto pare che siano rientrate. Ecco Claudio, insomma, un po' complessivamente come ti sembra sia andato questo comitato? Complessivamente Gianni, il comitato è andato molto bene nel senso che forse è uno dei pochi comitati in cui le cose si sono dette chiaramente, non ci sono state eccessive polemiche personali o critiche personali, si sono detti dei punti politici non indifferenti e di conseguenza il fatto che queste cose siano state finalmente esplicitate è un dato positivo assolutamente. Le conclusioni, tu accennavi prima alla direzione notturna di ieri sera, in effetti abbiamo riassistito al gioco mi dimetto eccetera, ribadisco il senso del mio intervento, il massimo rispetto e la massima fiducia a Rita per quello che sta facendo. D'altra parte possiamo anche non essere d'accordo su alcuni strumenti, su alcune modalità, ma no, Rita è la nostra trasfigurazione per quanto riguarda la battaglia sulla giustizia. Senza di lei sarebbe addirittura difficile, non avendo approntato altri strumenti, portare avanti questa battaglia. Quindi massima fiducia a Rita per quanto riguarda quello che sta facendo e quello che sta portando avanti. Il senso dell'intervento era proprio: non puoi criticare il tuo movimento facendo proprio la famosa lettera di Ravelli, quando comunque sai che il tuo movimento ti appoggia su quello che sta facendo, può criticare politicamente le modalità, questo era semplicemente il motivo. La mozione è una mozione buona, è una mozione che io sarei stato propenso a votare, perché dà alcuni punti fissi e fissi molto chiari e inserisce degli elementi di novità, insomma, il dibattito che c'è stato anche durante il comitato per quanto riguarda le associazioni ecologiste, le battaglie che andremo a portare avanti in questo senso. Richiama però lo ostracismo dei radicali, insomma, i leitmotiv delle mozioni di radicali italiani, quindi il mio voto di astensione era esattamente a quello, perché ci sono alcuni appunti su cui non sono d'accordo. Una cosa da sottolineare è che forse è una delle poche volte in cui la mozione che esce dal comitato non si apre con sentite le relazioni di segretario e tesoriere, le approva, tant'è vero che ero quasi intenzionato di proporre un emendamento per cui il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani rigetta la lettera, ecco, lì sarebbe stato un riaccendere i toni. È un momento in cui effettivamente non abbiamo bisogno di riaccendere i toni, si spera che sia segretario che tesoriere abbiano recepito quanto è stato detto nel comitato, quindi va bene così. In qualche modo, insomma, speriamo che una certa sinergia si instauri, o perlomeno migliori rispetto a quello che è stato fino adesso, insomma, la conduzione che è stata, insomma, fin dall'apertura un pochino con questo tesoriere, dalla sua lettera per l'iscrizione alla Radicali Italiani, insomma, è stata cominciata a vedersi una certa dissonanza di vedute e di aspetti. Speriamo che la cosa sia rientrata. Io sinceramente ho un po' di dubbi, perché mi sembra un po' complessivamente un rimandare a un futuro, poi dopo uno scontro. Io non ho la retorica dello scontro, assolutamente no, però penso che poi certe cose poi alla fine in qualche modo bisogna risolverle. Comunque è importante poi vedere anche se c'è un riscontro all'esterno, cioè se poi alla fine si convince, quindi iscrizioni e così via. Tu che dici, riuscirà in qualche modo questa cosa ad agevolare? Potrebbe riuscire ad agevolare, ricollegandomi al tuo discorso, durante i lavori del comitato abbiamo detto ci sono due segretari, c'è stata un attimo di diatriba. La replica del tesoriere Valerio Federico mi sembra che abbia messo una pietra sopra, una sorta di riappacificazione tra le due cariche. Se analizziamo lo scenario che si sarebbe potuto aprire se alcuni membri del comitato avessero continuato sulla linea di scontro
su alcune posizioni piuttosto che su alcune modalità della lotta politica proposta dal segretario in contrapposizione con quelle del tesoriere, se guardiamo il risvolto della medaglia, cosa facciamo? Rimaniamo in questo periodo senza segretario? Esiste un altro segretario? Succede un congresso straordinario? No, non è il momento, non ce lo possiamo permettere, non è la situazione, quindi forse sì, è un rimandare, però in questi tre mesi che ci separano a questo punto dall'altro comitato, vediamo di incardinare meglio sia le battaglie propriamente appartenenti al tesoriere, quindi sbanchiamoli, sia incardinare meglio alcune battaglie con una modalità magari differente, Bonvicini l'ha detto chiaramente, collaterali all'iniziativa di Rita, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, se recuperiamo qualcosa tanto meglio, quindi si può andare avanti tranquillamente così, altrimenti ci saranno altri due comitati e vedremo cosa succede. Iscrizioni, sì, iscriviamoci, sia Radicali Italiani, alle associazioni e diciamocelo al partito, perché altrimenti poi... No, al partito è necessario, c'è stata una mail di Turco subito dopo il mio intervento sulla mailing list del comitato in cui... E diceva grazie per aver difeso gli iscritti, insomma qualcosa del genere. Io posso tranquillamente dire, Turco mi diceva da un non iscritto al Partito Radicale, io ho sempre detto, non è un mistero, che io mi iscriverò subito al Partito Radicale nel momento in cui si convocherà il congresso e quindi ci sarà la possibilità di rientrare nella legalità statutaria. Io sono convinto che nel momento in cui qualcuno dica facciamo il congresso del partito, le iscrizioni piovono. Bene, un ultimo commento, se chiesti proprio rapido sulla conduzione dei lavori da parte di Silvio Viale, il presidente del comitato. La conduzione dei lavori di Silvio ci fa passare meglio queste giornate. No, nulla da dire, nel senso ogni tanto svicola da quella che potrebbe essere la rigidità del regolamento, ma è Silvio Viale, va bene così. Grazie, credo Barzetta.